Bentornati, ben ritrovati amici di 7 Sera Speciale Salute. Parliamo di salute, no, parliamo di una cosa un attimino più allegra. Parliamo delle tendenze di moda, tendenze di come passare una bella serata. Lo facciamo con una giornalista molto attenta appunto a quello che è tutto legato alla moda e alla movida. Ne parliamo con Francesca Lovatelli Caetani. Bentornata, buonasera, ciao Francesca, come stai? A tutti. Molto bene, grazie, anche tu vedo. Domani è Natale, sì, io sto molto bene perché domani è Natale, l'ho già detto prima, si aprono i regali, ti hanno fatto tanti regali? Ma sì, qualcuno, uno importante, però vabbè, gli altri vedremo. Importanti sono pochi ma buoni, dai. Pochi ma buoni, vediamo cosa ci regali tu, vediamo cosa ci hai portato di fotografie perché avremo da commentarne diverse. Allora, questi sono dei cocktail caldi o riscaldati, l'ultima tendenza piano, della Milano By Night, ma non solo. Dunque il primo era il cocktail del Gatto Pardo, si chiama Sunset ed è un liquore al mandarino, vodka, lime, miele e nettare di mirtillo, da servire ovviamente caldo o riscaldato. Ah, da metterlo anche un pochino nel forno a microonde? Non credo che gli esperti di bartending mettano allora, il cocktail, lo riscaldano con altri sistemi, però senza sfociare nei discorsi un po' più complicati relativi a Dario Comini che usa addirittura il laser per riscaldare i cocktail, stiamo un attimo sul più semplice. Al Bao Bar invece, che è un locale, un mix tra Italia e Brasile, sempre a Milano, propone invece un cocktail servito caldo in coppa martini con un goccio di granatina, brandy Martell, aloe vera, succo, fresh menta, zucchero di canna, arancia e lime. Sembra molto buono questo, a vederlo così, vabbè, adesso anche fa un molto, freddo, molto però, coreografico. Sì. E questi sono cocktail natalizi? Sono cocktail natalizi perché sono caldi o riscaldati. Invece il Postal Garibaldi propone appunto per le fredde sere d'inverno mountain drink, no, e qui siamo invece al Savini, nella Galleria del Gusto, ecco, qui siamo al Posta con Francesca Faggella. Sì. Qui è una foto a Bolzano, alla Cade Bezzi, questa cortina al blu con una nota PR milanese che si chiama Giovanna Puggioni. Quindi tanti locali dove passare delle belle serate. Sì, vari locali d'Italia, qui Fabio Mazzari, ve lo ricordate, della Soap Vivere. Ah, ecco, e sì. Giulia Cesternikova, una giornalista, mezza cinese, mezza russa, di una TV web, qui molto sempre con carina, Fabio Mazzari. Sì. Ecco, qui siamo a un cadeau natalizio che ovviamente fermiamo, non è quello... l'immagine, grazie regia, perché su questo anello c'è qualcosa da dire. Non è quello vero, perché costerebbe troppo per regalarlo a Natale alla propria amata, ma è la riproduzione dell'anello che il principe William ha donato a Kate e, come tutti sanno, è l'anello che è stato di sua madre, la principessa Diana. Lungi dall'essere un anello portatore di sfortuna, come infatti ha dichiarato William alla stampa internazionale, rappresenta il legame tra l'amore che lui provava e prova ancora per la madre mamma scomparsa e l'amore che prova per la sua futura moglie che sposerà ad aprile. È molto carino questa cosa, vero? Sì, io direi di sì, sì. Molto tenero, fa capire quanto William comunque sia. Qui ci sono due gioielli ragazzo, natalizi, invece siamo sempre noi. Siamo noi gioielli natalizi, è carina la Francesca Caetani. Beh, anche noi siamo dei bei gioielli, perché insomma, noi donne ne facciamo tante di cose. Sì, fin troppe. La famiglia, bisogna star dietro al lavoro, ai figli, insomma le cose sono tante. A noi stesse. Magari. Anche quello è un bel lavoro, cara Lisa. Sì, quello insomma bisognerebbe trovare del tempo anche per noi stessi, soprattutto in queste vacanze di Natale. Quindi ritorniamo a bomba su quello che possiamo fare durante queste feste natalizie. Milano, per esempio, nel periodo di Natale e Capodanno, cos'è che offre? Ci sono feste particolari? C'è qualcosa che puoi consigliarci? Sì, ci sono feste di tendenza da celebrare sia in chiese sconsacrate. Al Gatto Pardo? Come al Gatto Pardo, ecco, che è stato
stato un locale antesignano di questo nuovo trend, quello che Roberto Piccinelli della Guida al Piacere e al Divertimento ha definito per il 2011 Sex, Church and Rock and Roll, quindi feste da celebrare all'interno appunto di chiese o sconsacrate, come in caso del Gattopardo, oppure anche consacrate, ma qui andiamo nel Veneto, dove addirittura c'è un parroco che sale in console e sì, organizza questi balli di gruppo purché moralmente corretti. Giusto, quindi sono d'accordo. Quindi sì alla vita notturna, sì al divertimento, però sempre con molta moderazione, senza strafare. Infatti furoreggiano anche questi drink a basso contenuto alcolico, queste feste al termine delle quali c'è il palloncino, ci sono le macchine che accompagnano i gruppi di giovani e meno giovani a casa. Già la prova del, puoi già fare sì, la prova assolutamente. Del palloncino. Già da tempo la polizia ha organizzato questi gruppi di controllo e in più anche delle macchine, che poi è una moda internazionale, cioè quella di affittare un taxi con 4 o 5 persone che vengono, spesa, sì, dividendo la spesa, perché i taxi notoriamente a Milano in Italia costano parecchio, per essere accompagnati in totale sicurezza a casa. Giusto, correttissimo. Oppure anche come mamma sono più tranquilla, quindi se le mie figlie dovessero uscire a Capodanno, prova del palloncino, perché sono piccoline, poi in più, beh, quella grande sicuramente andrà a qualche festa. Sara, mi raccomando, stai attenta e fai la brava. Invece per quanto riguarda la moda, come saremo vestiti a Capodanno? Sicuramente consigli? Per quanto riguarda il make-up, il mago di Estée Lauder, cioè Luigi Tomio, consiglia un trucco ispirato ai colori blu, viola, oro e tanti brillantini sia sul décolleté sia sugli occhi. Unico particolare must di queste feste sarà il color ciliegia sulle labbra, quindi dovrà essere un tocco proprio di rosso per blu, quanto riguarda oro, viola, il trucco ciliegia. E pelle assolutamente diafana. Ok, quindi niente lampade? Assolutamente no, perché poi fanno malissimo alla pelle, quindi bisognerebbe abbronzare di più il viso e non abbronzare il volto o il décolleté, perché ovviamente dopo i 25 anni certo un po' di problemi li abbiamo tutti. Per quanto riguarda invece l'abito, dipende. Se la nostra festa di Capodanno sarà con un accompagnatore in smoking, dovrà essere un abito lungo. Oppure possiamo indossare un abito di paillette oro, molto nero anche, poi una pelliccia o un collo di pelo, anche bello, molto grigio, guanti lunghi o oro o nero. Ah, quelli lunghi fino a qui, assolutamente, da sera. E un particolare da ovviamente non dimenticare sono le scarpe, perché okay, si può essere anche scarpe altissime, proprio sì, da mal di gamba, cioè 12 cm ma di tacco. Ma che carino questo Enzo, lo conosco anch'io, il tuo fidanzato, lo posso salutare. Ciao sì, Enzo, certo. Ecco, tanto anche dietro le quinte, perché lui, Francesca, la segue sempre, fa molto bene, molto attento un pochino. Ti segue sempre. Qui abbiamo invece Vittoria Cabello, la foto prima, con Luca Gardini, che è campione del mondo di sommelier. Qui abbiamo invece allo Chateau Livano Fattibene, ecco qui Vittoria Cabello che festeggia Luca Gardini alla sua sinistra, campione del mondo dei sommelier, ed è chef sommelier di Carlo Cracco, che è alla sua destra. Qui al centro abbiamo invece Ivano Fattibene, che è uno dei soci dello Chateau, uno dei templi della carne a Milano, con i due chef, e Ivano mostra un piatto contenente filetto alla marone con pezzettini di pancetta croccante. Mamma, mi stai facendo venire fame, Francesca, mi piace molto poi Dario la Comini al Nottingham Forest, guru del bartending. Sì, cos'è il bartending? È un esperto barman, quindi le tendenze nel settore del barman, che chiamare barman sarebbe riduttivo. Questo è il cocktail che abbiamo citato prima, del Posta, quindi caldo o riscaldato, questo sì, per insomma riscaldare le notti invernali che ci aspettano. Qui con Luca Gardini,
Da Carlo Cracco. Ah, sì, da Cracco, Luca Gardini. Tu hai conosciuto Luca Gardini. Sì, salutiamo anche Luca. Ciao Luca, complimenti. È veramente bravissimo a spiegare quanto siano buoni i vini. Assolutamente, anche per l'abbinamento per i cibi. Certo, poi giovanissimo, ha 28 anni, quindi... Sì. È veramente Per l'Italia è veramente un fiore all'occhiello poter dire che il più bravo sommelier del mondo sia proprio un nostro connazionale. Poi ha festeggiato questo campionato del mondo con le carni motta, che sono le carni utilizzate dai grandi personaggi della terra, del nostro pianeta. Anche il nostro premier Silvio Berlusconi utilizza la carne di Sergio Motta. Allora se la usa Silvio Berlusconi la mangeremo anche noi. Bene, allora noi il nostro tempo è finito. Io saluto Francesca Lovatelli Caetani, ricordo giornalista, esperta di moda ed esperta di tendenze. Allora buon Natale. Buon Natale, ricordiamoci delle persone meno fortunate di noi. Sì. Anche soltanto la nostra mamma e il nostro papà, insomma cerchiamo di volerci veramente bene un po' tutti, quindi allarghiamo il cerchio. Va bene, Francesca, grazie. Grazie, grazie Elisa. E a presto, ciao.